tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi, come vedete, sono qui con un bel pacco perché mi è arrivato il pacco di Ionique. Come vi avevo detto, appena mi arrivava facevo lo spacchettamento insieme a voi. E quindi eccolo qui, questo bello scatolone firmato Ionique. Sono qui per aprirlo insieme a voi. Ovviamente io ho dato una sbirciata, ma non ho toccato nulla, ho solo sbirciato. Il gatto potresti, ciuppettino, vai, grazie. E scusate il mio gatto, lui è così, il mio ciuppetto è adorabilmente impiccione. E niente, partiamo, io vi faccio vedere. E il pacco è arrivato nel giro di 4-5 giorni, sono stati anche abbastanza veloci, considerando che qui leggo l'indirizzo Netherland, quindi velocissimo. Apriamo e procediamo allo spacchettamento. Allora, appena aperto, troviamo un'altra scatola al suo interno, viola, molto lavorata, bellissima. E per cacciarla bisogna girare. Eccola qua. Ciuppetto, vai via da qui, scendi, vai, bravo. Quindi. E appena togliamo la scatola bianca, troviamo quest'altra viola. Devo dire che il pacco è molto bello. Io ho visto fin qui, quindi non ho visto altro. Ho sbirciato, ma fin qui. Andiamo ad aprire il pacco che si apre così e troviamo questa meravigliosa pochette. Ciao! Allora, adesso cacciamo la pochette e ve la faccio vedere. Io sono curiosissima di vedere cosa c'è al suo interno. E la pochette si presenta così, con dietro questo, lo riuscite a vedere? Questo coso, questo foglio, e andiamo a vedere cosa c'è al suo interno. Ci sono un po' di prodottini. Come vedete, andiamo a vedere cosa troviamo all'interno di questa pochettina che ha anche le manigliette. Comincio dal lato e troviamo il Mudstruck 3D Fiber Lashes, il mascara 3D, quello che vi ho postato nel link. Molto bello. Ragazzi, queste scatole sono anti Michela. C'è anche la spiegazione di come si applica e devo dire che è veramente carino. E poi, ok, poi si apre così. Andiamo a vedere, qui ci sono. Oi, ragazzi, guardate che bello! Col sacchettino il mascara viene presentato. Ionique. Bello. Sacchettino con la clip. Cadono. E dentro ci saranno sicuramente finalmente i due mascara. Che vanno applicati, uno sono le fibre e l'altro è il gel. Eccoli qui. No, vabbè, ragazzi, guardate che packaging, no. Ne vogliamo parlare? Bellissimi. Io adesso vi sto facendo vedere i prodotti, ma vi farò subito poi un video
per farveli vedere in azione questi prodotti. Ora vi faccio vedere tutto lo spacchettamento per farvi vedere un po'. Questi prodotti. Ok, andiamo avanti e troviamo Beauty Serum, un siero per il viso, immagino. Che io non riesco ad aprire come al solito. Comunque, questo qui che con la plastica non si vede. Aspettate, mi armo di coltello perché non riesco ad aprire nulla. Queste plastichine sono abbastanza durette. Ok, quindi abbiamo detto un siero. Molto, anche bello, molto, molto bello anche questa come confezione. E si presenta così. No ragazzi, i packaging sono veramente particolari e molto belli. Molto belli. Io direi wow. Poi abbiamo un Rose Water Toning Spritz, un tonico. Allora, ragazzi, io li voglio in francese proprio, eh. Direi proprio che sì, all'acqua di rosa, un tonic spray. Vediamo un attimo di togliere un po' questa plastichina che non si apre, se no ci passo la giornata qui a scartare. E anche questo, guardate che bella scatolina che ha. Io non ho veramente parole per descriverlo. Ragazzi, hanno dei packaging che sono, no, dico, guardate, bellissimo. È un profumo. Wow. No, vabbè, ragazzi, è veramente peccato che non potete sentirlo perché veramente. Poi abbiamo un cleanser purificatore, quindi quello per pulire il viso, detergente, cleanser purificante. E anche questo, guardate la scatolina, che bella. E il packaging è. No, vabbè, ragazzi, devo dire che è meraviglioso. Poi, cosa abbiamo qui? Allora, questa è la mia medaglietta Ionique Status Bianco, bellissima. Se riesco a mettervela a fuoco, eccola qui, bella. E poi procediamo. Cosa abbiamo qui? Qui abbiamo un Crime Shadow, quindi un ombretto. Vediamo un po'. Splurge. Ragazzi, io con le spurge. Lo apro. Sì,
presenta così. Oh sì, ragazzi, guardate che colore. Wow, è fantastico. Che consistenza! È una consistenza cremosa, ma bellissima. Non si vede però. Ah, bellissimo, ragazzi, però. Guardate. È un ombretto in crema rosa. Un rosa tenue. Bello, bellissimo. Adesso questi poi ve li farò vedere in azione. Comunque ci farò magari un video perché è qualcosa di spettacolare. È un ombretto in crema. Ma di una consistenza morbida, morbida, bellissima. Poi abbiamo Splash Liquid Lipstick, un rossetto cremoso, liquido, scusate, non cremoso. Questo qui ve lo faccio vedere. Ma vabbè, i packaging sono qualcosa di spettacolare, ragazzi, comunque. Yonique. Anche questo rosa. Guardate il packaging, che meraviglia. Ve lo faccio vedere da più vicino. Guardate che meraviglia. Che cos'è? Ah, qui, guardate. Bellissimo. Aspettate che ve lo swatcho se riesco. È meraviglioso. Ragazzi, il colore è spettacolare. Guardate. È un rosa che tende al prugna. Bellissimo. Rossetto liquido. Direi che bello. Poi abbiamo un lip gloss Lucrative. Questo Lucrative Yonique, sempre rosa. Ve lo faccio vedere. Siamo già a 15 minuti di video. Scusate, mia sorella. E anche questo, guardate che packaging, ragazzi. No, io ve lo devo far vedere perché è qualcosa di spettacolare. Guardate. Questo è molto molto chiaro, non si vede bene. Non si riesce a vedere. Eccolo, è un rosa molto tenue. È un lip gloss rosa. Molto molto bello. Poi abbiamo, vediamo un po'. Mondas Precision Brown Liner. Questo. Yonique. Questa è una matita marrone, immagino, per gli occhi. Precision Brown Liner. Ah no, questo è per le sopracciglia addirittura. Guardate che meraviglia. Non si vede. Eccola qui. Ed è così. Di quelle che si girano così. È marrone e ha il
il suo pennellino. Bello. Bellissimo. Cos'altro abbiamo? Mandrax Precision Pencil Highliner. Nero. Vedete? Pencil eyeliner. Questo è semplicemente nero. Vediamo la scrivenza. Wow, ragazzi, scrive spettacolare. È molto morbido. È molto morbido. È una matita nera. Non è proprio un eyeliner. E poi abbiamo lip liner. Questo è per le labbra invece, vedete? Una matita per le labbra. Aspettate. Questa però è naturale, il colore. Ed è nel mio gatto, scusate. Di questo colore a fianco al nero. Anche questa molto bella. Molto molto bella. Poi mi hanno mandato due pennelli. Questo che non si vede, questo pennello qui, questo è per applicare l'ombretto, applicazione ombretto, e questo che è addirittura doppio, guardate questo. E questo. Poi qui dentro ci sono anche dei campioncini di maschera. Maschera di detox. Eccola qui. Che non si vede, eccola. C'è l'ultimo pezzo, che immagino sia il pezzo forte di questo, di questa Bags, che è la palette Addiction. E andiamo a vedere come è fatta, perché sono curiosa io quanto voi, immagino. Ed è semplicemente fatta così. Proviamo ad aprirla. Eh beh, ragazzi, io non ho parole. Non so voi, ma io non ho parole. Voglio sbocciare un colore a caso. Guardate. No, sono scriventissimi, eh. Scrivono veramente bene. Veramente, veramente bene. Non c'è un colore che non scrive. Ora, ripeto, quando in questi giorni vi farò un video magari solo con questi prodotti, in modo che li testiamo insieme. È molto bella. Poi i colori naturali, ragazzi, per me sono qualcosa di... E niente, per il video spacchettamento era tutto. Questi sono i prodotti che mi sono arrivati da Ioniqua in questo scatolone, nel mio kit starter. Io sicuramente adesso che qui in questi giorni vi farò un video, magari un trucco con questi prodotti, in modo che li testiamo insieme, li proviamo insieme.
Quindi con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, spero che questi prodotti vi siano piaciuti in generale, vi abbia tenuto compagnia. Vi mando un bacio, vi saluto e al prossimo video. Ciao! Vi ringrazio per la visione, ovviamente vi lascio come sempre qui i contatti, se volete ovviamente contattatemi, questo è il mio volantino, come sempre ve lo lascio perché come sapete questa oltre che la mia passione è il mio lavoro. Un bacio e a presto, ciao!